Ciao a tutti, oggi sono spazzacamino, devo andare a pulire quel camino là e poi giù tutta la canna fumaria per arrivare fino alla stufa pellet e di magari smontare anche la stufa pellet e l'aria pulita. Visto che siamo a metà settembre, non fa ancora freddo ma è un lavoro da fare perché almeno l'inverno lo passi tranquillo. Adesso prendiamo la scala, saliamo di sopra, smontiamo il tetto del camino. Inventiamo qualche palo per andare fino giù più in fondo possibile, fino in fondo dove c'è lo sbocco del camino e basta, da lì andiamo dietro. Iniziamo i lavori, avanti. La scala l'abbiamo recuperata. Con questi pali qui, unendoli insieme, dovrei riuscire a fare due piani. E in testa ci è montato questo qui che è apposta per pulire le canne fumarie. Naturalmente questo è come lo faccio io, che non sono uno spazzacamino professionale. Recupero quello che riesco e cerco di farlo per conto mio a casa, per cui questo è come lo faccio io, come pulisco il camino io. Sicuramente sotto qui vedrà il video, saranno dei professionisti, sapranno farlo in 100 modi migliori del mio. Io lo faccio così. Ed ecco il camino in questione, con i vari pali per andarlo a pulire. Adesso smonto la rete qui, la rete per gli uccelli, alzo e comincio ad andare giù, fino in fondo. Sembra una cosa da poco, ma tranquilli che non si stacca di sicuro. Così lo farò poi anche con gli altri pali. In fondo. Thank you.
la pulizia sopra è fatta, fino in fondo allo sbocco della canna fumaria. Adesso andiamo giù, apriamo lo sbocco della canna fumaria dove si attacca il cannone della stufa pellet, e andiamo a pulire anche quello lì, compreso tutti i canali, i tubi della stufa pellet. Adesso giù vi faccio vedere. E questa è la stufa pellet, che l'ho pulita tutta. Purtroppo non sono riuscito a fare il video perché per questione di tempo ho dovuto fare tutto di corsa per finire e non ce l'ho fatta a farvi vedere il video. Comunque l'ho smontata tutta, sia sopra qui, sia la paratia questa qua in ghisa, sia chiaramente il cestellino porta pellet per portacenere e anche la parte qua sotto, che è la parte che è più sporca, che c'era proprio intappato di cenere. Per fare quel lavoro lì l'ho presa, ho tolto, vabbè, sopra la ceramica qui sopra, ho smontato la paratia di qui, la paratia da questo lato qui, che non ci vuole tanto, comunque alla fine saranno una decina di viti, un po' di viti sono qui dietro. E tutto il resto è qui, le viti, e le altre viti sono qui sotto. Comunque l'ho buttata a pezzi, l'ho portata fuori e giù di compressore. Infatti ci sono ancora tutti, ancora un po' di cenere del lavoro che ho fatto. Giù di compressore l'ho soffiata all'aperto, che una bella giornata di aria mi aiutava a portare via la polvere per non respirarla. Mentre invece la canna fumaria che veniva giù, come hai visto da sopra del tetto, arrivava giù fino qui. Ho tolto questa botola qui che c'è dentro un foro di ispezione, e con l'aspirapolvere per l'accendere della stufa a pellet ho pulito tutta la parte qua sopra. Purtroppo non sono riuscito a fartelo vedere e mi spiace. Ho tolto i cannoni, questi qui da 8 centimetri, da 80, li ho battuti un po', li ho puliti e basta, non c'era molto. E più che altro la cenere ce l'avevo qui sopra, qui, ma che manica ancora tutte nere. Le cenere erano tutte lì sopra e poi tutta impaccata qua sotto nella stufa. Comunque adesso è a posto, per quest'anno di sicuro d'inverno non c'è più problema del discorso che si sporca, che male si ferma, si blocca perché è sporca. Adesso sporca non l'è più assolutamente. E basta. Purtroppo te l'ho detto, per questione di tempo non ce l'ho fatta a farti vedere proprio tutto il smontaggio dei tubi e il passaggio di pulizia. E vabbè. È per la prossima volta, tanto ogni anno c'è da farlo sto lavoro qua. Ogni anno. Ora, ti saluto, ti ringrazio per la visione, alla prossima, prossimo video. Ciao, a presto!